E allora, terza puntata di Time to Rock, ovvero la trasmissione più veloce del rock and roll, e si fa sempre per dire. Una prima puntata dedicata a una veloce ricognizione su quello che è il rock in America, ma non solo in America. Una seconda puntata dedicata ai principi del mainstream rock, ovvero il rock più ufficiale, che però ha influenzato moltissime nuove bands, vecchie e nuove, diciamo, meglio. E si trattava ovviamente dei Van Halen. Una terza puntata, questa dedicata invece a tre dei gruppi più duri, più pesanti, più massacranti che la storia del rock americano ricordi. Il primo si chiama Rat. Il pericolo vale ogni rischio, è il loro slogan, e dicono di presentarsi come pericolosi e di presentarsi a pubblico come gladiatori della terra, zingari e pirati, e soprattutto il loro obiettivo è quello di infestare la terra. Sembra ci stiano riuscendo, visto che hanno venduto qualcosa come 2.700.000 copie del loro primo album, l'album d'esordio, Out of the Cellar. E nel 1984 hanno tenuto 205 concerti, coprendo 100.000 chilometri e facendosi vedere da ben 1.500.000 di persone. Sono tre ragazzi di San Diego, Stephen Percy, Warren DeMartini e Robin Crosby, tutti e tre accomunati da una sfrenata passione per Van Halen, e la molla che fece nascere i Rat era proprio quella di tentare di riproporre loro stessi una musica talmente devastante come quella proposta dai Van Halen all'inizio. Ci capitava di dormire spesso in un piccolo studio dove provavamo. Era una lurida catapecchia e i topi non mancavano. Siamo rimasti proprio una massa di topi, ci venne da dire un giorno. E topi siamo rimasti. I Rat dicono di non suonare rock, ma rat and roll. E allora? Hanno fatto finora due soli album, il primo Out of the Cellar nominato poco fa, e alla fine del 1985 è arrivato Invasion of Your Privacy, l'invasione della tua privacy. Ci vediamo un video estremamente devastante, come del resto Rat deve essere, si chiama Slip of the Lip. E come promesso, in questa puntata di Time to Rock saremo sempre più duri e sempre più pesanti. Il sogno di qualsiasi heavy band è quello di stabilire un qualche tipo di record sul lato oltraggioso della faccenda. Bene, o suonare la musica più cattiva, o essere più duri e trucidi possibili. No, invece Manowar ci sono riusciti davvero, visto che hanno stabilito nel 1987 un curioso, si fa per dire, record dei primati, ovvero il riuscire a produrre la musica più forte, più potente del mondo che sia mai esistita nella storia del rock. Infatti suonano ben 160 decibel, battendo quello che era il primato degli Who, che mantenevano fino a poco tempo fa saldissima la prima posizione con 120 decibel. I Manowar sono principalmente Ross the Boss, che è chitarrista e leader, un tipo che viene da una band che stava al confine qualche tempo fa tra l'heavy e il punk, che si chiamano Dictators. Si è unito insieme a un ex macellaio convertito ai ritmi metallici, che è diventato poi cantante, che si chiama Joy Adams, e un ex operaio di fonderia descritto bene come cane rabbioso, è il batterista Scott Columbus. La svolta vera per i Manowar arriva tra il terzo e il quarto album, Hail to England e Sign of the Hammer, che sono entrambi registrati nel corso di un paio di settimane, anche se poi escono con una certa differenza di tempo. La svolta vera comunque arriva con il successo del 1987 con il loro Fighting the World, combattendo il mondo, che viene descritto, e riporto pagine di stampa, un album di tellurica potenza che contrappone al falso metallo di tante band compromesse la scatenata forza della musica Manowar. La loro musica è stata descritta da un critico musicale come una carica di rinoceronti sotto anfetamina. Di loro ci vediamo, sfonda i tuoi timpani,
sfonda i tuoi speaker, i tuoi altoparlanti, insomma fai di tutto, blow your speakers, sono Manowar. Allora, siamo arrivati alla fine anche di questi terzi 12 minuti più veloci della storia del rock, si fa per dire. Allora, ogni settimana abbiamo tre di questi album, Time to Rock, una compilation ad alta energia che mettiamo a vostra disposizione. Per vincerle non dovrete far altro che indovinare la domanda che sto per farvi. Allora, abbiamo parlato di Rat, abbiamo parlato di Manowar, abbiamo parlato di Metal Church. Quello che dovete fare è nient'altro che indicare almeno un album, o meglio, l'ultimo album inciso da queste tre formazioni. Una formazione, un album. Scrivere poi ovviamente la risposta a noi e come al solito l'indirizzo è lo stesso, ovvero Video Music, casella postale numero 1, 55020, Castelvecchio Pascoli, Lucca. A questo punto non dovete far altro che sperare di vincere una di queste tre compilation insieme a magliette, adesivi, spille, insomma quello che volete a proposito del nostro rock. Un'ultima cosa, la prossima settimana vi darò anche l'annuncio di quella che è il premio mensile, perché sapete che oltre ai tre premi settimanali c'è anche un grande premio mensile, ve lo annuncio la prossima settimana, quindi non perdete la prossima puntata di Time to Rock e adesso spazio ai vincitori. Ciao!